Ciao e benvenuto su Mondo Cane. In questo nuovo video oggi scopriremo i pro e i contro del possedere una razza come quella del Labrador Retriever, così da poter valutare bene prima di adottarne uno. Prima di iniziare, ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like. In questo modo aiuterai il canale a crescere e te ne saremo davvero grati. Se vuoi saperne di più su questa razza, sul nostro canale è già uscito un video chiamato Labrador Retriever Cosa Sapere, che ti invitiamo a recuperare. Se non sai come gestire alcuni comportamenti del tuo cane, o vuoi capire come prepararti al meglio per l'arrivo di un nuovo peloso in famiglia, tramite il link che trovi in descrizione potrai parlare con Sara, il nostro istruttore cinofilo di fiducia, che ti guiderà verso la soluzione migliore per te e per il tuo amico a quattro zampe. Oggi parleremo dei pro e dei contro di questa razza, quindi iniziamo subito con i pro. Numero 1. Ha una grande intelligenza e capacità di apprendimento. La spiccata intelligenza di questo cane è una caratteristica riconosciuta ed apprezzata in tutto il mondo. Non è difficile da addestrarlo perché è molto ricettivo ai comandi e riesce ad adattarsi perfettamente ai ruoli di servizio, come ad esempio la guida per persone non vedenti, il salvataggio di persone in acqua o la ricerca. Numero 2. È un cane molto versatile. Oltre ad essere perfetto nei ruoli di servizio, il Labrador si trova a suo agio anche in tantissimi altri contesti. È un ottimo cane per le famiglie, viene spesso usato come cane da caccia ed essendo una razza molto attiva può essere il perfetto compagno di vita per chi ama le attività all'aria aperta. Numero 3. Ha un carattere molto affettuoso. Forse una delle caratteristiche più conosciute è appunto il suo essere molto amichevole e socievole. Il Labrador adora passare del tempo con il suo padrone e si dimostrerà sempre leale e protettivo. Ama le coccole e saprà essere un perfetto compagno di vita e di giochi per grandi e piccini. Prima di procedere con i contro, facci sapere con un rapido commento qui sotto quale di queste elencate è la tua caratteristica preferita. Ora procediamo con i contro di questo cane. Numero 1. Propensione a problemi di salute. Purtroppo il Labrador è noto anche per la sua maggior propensione rispetto ad altre razze ad alcuni problemi di salute. Si tratta di un cane che può soffrire di displasia all'anca, problemi alle orecchie e soprattutto obesità. Una caratteristica da tenere in considerazione prima di adottarne uno, preparandosi a controlli periodici dal veterinario, garantendogli la giusta dose di attività fisica e una dieta sana ed equilibrata. Numero 2. Ha bisogno di socializzare. È vero che il Labrador ha un carattere amichevole e socievole, ma è anche vero che questa caratteristica deve essere coltivata. Sarà fondamentale dedicare tempo alla socializzazione con gli estranei o altri animali, altrimenti il Labrador potrebbe diventare timido o addirittura aggressivo. Numero 3. Tende a masticare. Il Labrador è noto per essere un gran masticatore. Questo aspetto è da tenere sotto controllo, fornendogli giochi e oggetti appositi per permettergli di sfogare questa esigenza. Altrimenti potreste ritrovarvi immobili, oggetti personali o vestiti completamente distrutti o addirittura rischiare che il cane si faccia del male masticando oggetti non adatti. Nel video di oggi hai scoperto tutti i pro e i contro sul Labrador Retriever. Pensi di riuscire ad occuparti di questa razza? Prima di scegliere il tuo amico a quattro zampe, vi invitiamo caldamente ad informarvi sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Se hai imparato qualcosa di nuovo, lascia un bel mi piace per supportare il canale, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato sul nostro canale dedicato al fantastico mondo dei cani. E se questo video ti è piaciuto, commenta scrivendo quale vuoi che sia un'altra razza da analizzare pro e contro nel prossimo video. Da Mondo Cane è tutto, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!